Esatto, oggi è una giornata, è un grande evento per noi di questa nuova categoria, perché io mi definisco un pizzaiolo 2.0 per il fatto che noi abbiamo sposato una nuova realtà di fare pizza. La nostra filosofia è quella là di andare alla ricerca delle vere tradizioni, quelle che adottavano i maestri pizzaioli del Settecento, e mescolandolo con l'innovazione. Roberto S. non ha bisogno di presentazioni, direttore. Momento importantissimo quello di questa mattina, una sorta di abbandono alla vecchia tradizione pizzaiola o un'innovazione importante? L'innovazione è partita già da molti anni, perché insomma i pizzaioli hanno capito che la loro pizza poteva, tramite l'utilizzo di materie prime eccezionali, diventare un qualcosa di importante, che poi è anche sfociato nel riconoscimento come arte dei pizzaioli napoletani patrimonio dell'UNESCO. Quindi parliamo di un prodotto che sa il fatto suo, che oltre ad avere centinaia di anni di tradizione è una di quelle parole che in tutto il mondo rimangono invariati. Quindi complimenti a Giuseppe Vesi per la sua iniziativa, per aver dato l'opportunità a tanti giovani di avvicinarsi a questo mondo fantastico. E poi ai pizzaioli napoletani voglio sempre ricordare una cosa molto importante, che esiste una denominazione comunitaria che è la pizza napoletana STG, che è arrivato il momento di sfruttare. E passami il termine, è vergognoso che insomma ci siano zero pizzerie certificate. Quindi va bene continuare a esaltare la pizza, ma se c'è qualcosa di unico e un marchio di denominazione lo è, io dico utilizziamolo, perché solo così si può difendere veramente la pizza napoletana. Quante volte andiamo nelle città d'Italia e vediamo quelle schifezze servite nei piatti che insomma le chiamano pizze. La nostra è un'ottima pizza, viva la pizza gourmet ovviamente, ma ovviamente difendiamo anche la tradizione della pizza napoletana. Sì, in realtà noi prepariamo i ragazzi verso questa nuova realtà, e questa sinergia che sta nascendo è molto importante per far sì che queste persone, questi ragazzi, possano essere introdotti nel più breve tempo possibile nel mondo del lavoro. Quindi noi docenti stiamo lavorando proprio per far sì che questa strada si possa aprire il prima possibile per creare nuovi posti di lavoro, e siamo felici di essere stati invitati qua di portare queste possibili nuove forze di lavoro al servizio della nostra regione. Certo, un ulteriore cambiamento dovuto anche grazie al fatto che noi abbiamo degli ottimi maestri pizzaioli che finalmente hanno deciso di creare un sistema di comunicazione, ma anche di comunicazione ai soggetti della filiera. Quindi con questa iniziativa di oggi dell'Accademia Gourmet chiudiamo un primo processo di filiera che vede i produttori, i trasformatori, ma anche i divulgatori, quindi la comunicazione, mettersi insieme e creare un momento di sviluppo e di confronto sul settore pizza. La pizza, ripeto, è la sintesi della dieta mediterranea ed è il prodotto più conosciuto al mondo ed è napoletano, quindi un ottimo momento non solo sociale ma anche di rilancio economico del territorio.